Questo programma è offerto da Gradisce signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore. Buongiorno, oggi si va di dolcino, un dolcino che piace tanto ai bambini ma anche ai grandi. Siamo sempre qui a Villa Guicciardini, nelle cucine di Villa Guicciardini, sopra Vaiano, e andiamo a cucinare questo brownie. Io ho già messo 135 g di burro e 300 g di cioccolato fondente a sciogliere a bagnomaria. Vedete? Lo sciogliete piano piano. Poi prendo 255 g di zucchero e lo vado a mettere nel cioccolato. Amalgamiamo tutto. Si fa sciogliere. Si fa sciogliere bene perché quando è ancora tiepidino si fa sciogliere lo zucchero. Quando lo zucchero è sciolto, vado ad aggiungere uno per volta l'uovo. Guardate, io lo fa, è semplicissimo da fare perché lo fate direttamente nel tegamino dove avete sciolto il cioccolato. Di carta da cucina, perfetto. E si va così. Ora andiamo uno per volta, come si è detto, le uova. Prima, quando è amalgamata una, si va a mettere l'altro e via via per tutte e quattro. Di solito lo fanno il brownie classico, è quello solo cioccolato oppure con le nocciole. Però nel cioccolato noi ci sa il pistacchio di Bronte, noi tanti pistacchi, e si trova buono, si può fare anche col pistacchio. Ecco qua, anche questo. Poi nel frattempo ho preso una teglia di quelle del Coleschi usa e getta, che poi tanto le riutilizzate sempre, perché ci ho messo la carta
la carta forno. Così. E ora c'è l'ultimo, ovetto. Ecco. Ecco qua. Quando abbiamo amalgamato anche questo, si va ad aggiungere. Quando è amalgamato anche l'ultimo uovo, si va ad aggiungere il cacao, 20 grammi di cacao amaro in polvere. Poi si prende 100 g di granella di pistacchio e anche questa si va a amalgamare, gli è tutto un amalgamare qui, che volete di più? si amalgama e via! Oh mamma, a me mi verrebbe voglia di mangiare in questa maniera, ve lo dico, perché guardate in che non è. Però va bene, mettiamoci anche la farina, che si deve fare? 135 grammi di farina setacciata possibilmente, un po' per volta, e anche questa si riamalgama, se non l'avete capito. Ecco qua. Così, per benino, poi quando c'è la farina no, la si deve cuocere per forza, perché se no sa di farina, però prima la, sinceramente veniva voglia di mangiarlo, via. Ecco qua. Ecco, questo con cura, amalgamatelo. Con tanto tanto amore, con tutto l'amore che avete dentro, mi raccomando. Perché il dolce va fatto con amore, come tutto del resto, ma in particolare il dolce, perché poi con il cioccolato specialmente, che sprigiona la serotonina, ti stimola la serotonina e buon umore, quindi farete felice quelli a quale lo preparate. Ci siamo quasi, via, non vi scoraggiate ad amalgamare, perché poi è anche antistress questo girare, l'ultimo, ora si riamalgama. C'è chi ci mette anche un po' di lievito, io ce lo metto, a me mi garba cioccolatoso. Ecco qui. Allora, ora prendo la teglia, così, e vado a versare tutto il composto.
si livella così, guardate. Se vi piace, a me mi piace un po' al totto, non mi garba proprio basso, basso. Però se lo volete più basso prendete una teglia un po' più grande. Così. E si va a infornare a 180 gradi per 35 minuti. Ecco qua. Ci vediamo appena è cotto. Ecco qua, il brownie è pronto. E io l'ho tolto prima, l'ho fatto un po' raffreddare, è tiepido, e lo vado a tagliare e rimpiattare. Guardiamo un po', come... Qua prendo la coltella meglio. Facciamo dei bei pezzettoni, perché questo è golosissimo. Goloso, goloso. Ecco qua. Prendo il piatto. Si mette al centro, così, e ci si mette un po' di zucchero a velo sopra. Così. Guardate, anche se è alto, è molto morbido dentro. I brownie deve essere così. A me piace alto e morbido. Lo sapete perché? Perché è più goloso. Provatelo e poi mi direte com'è. Brownie al pistacchio. E ora vi saluto, vi do appuntamento a domani. Una nuova ricettina. E oggi vi lascio in dolcezza, ma soprattutto a tavola. Ciao! Questo programma è stato offerto da... Gradisce, signore? Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore?